Ragazzi, oggi parliamo del mito più conosciuto della filosofia di Platone, all'interno del quale lui riassume tutta la sua teoria delle idee. All'interno del settimo libro della Repubblica, Platone ci racconta, dice, immaginiamo che ci sia una caverna all'interno della quale ci siano degli schiavi incatenati con le mani e con i piedi in maniera tale che possano solo guardare di fronte a sé sulla parete che sta sul fondo della caverna. Alle loro spalle c'è un muretto. Dietro a questo muretto ci sono degli uomini che portano e muovono delle statuette. E alle spalle di questi uomini c'è un fuoco che illumina le statuette in maniera tale che queste proiettino delle ombre sul fondo della caverna. Gli uomini che sono gli schiavi che sono seduti nella caverna sono convinti, non avendo mai visto altro, che la vera realtà siano quelle ombre che loro vedono proiettate sul fondo. Ma ad un certo punto uno di questi riesce a liberarsi dalle catene, si gira e vede in primo luogo i portatori delle statuette, poi cerca il modo di uscire, di scappare, di andare all'esterno della caverna. Nel momento in cui si trova lì, lui, dal momento che non ha mai visto la luce del sole, è accecato, non riesce a vedere. Poi piano piano i suoi occhi si abituano e lui vede un mondo incredibile, stupendo, inizialmente sfocato. Piano piano riesce prima a vedere le ombre proiettate nel lago, delle stelle, della luna e poi piano piano riesce a vedere tutto quello che c'è intorno. A questo punto quest'uomo è assolutamente incantato, non vorrebbe mai tornare indietro, vorrebbe restare lì per sempre, però qualcosa lo spinge a tornare per andare a dire ai suoi compagni, a raccontare tutto ciò che ha visto all'esterno. Torna nella caverna e cerca di raccontare ai loro compagni, guardate, fuori c'è un mondo incredibile, completamente diverso, non dovete credere a quello che vedete davanti a voi. Ma gli schiavi lo deridono, dicono: ma sei pazzo, ma hai gli occhi guasti. E alla fine, stanchi di sentire le sue chiacchiere, lo uccidono. Ora, questo mito contiene al suo interno una grandissima simbologia. Ogni elemento del mito corrisponde a un qualcosa che compare nella teoria delle idee. Andiamoli a guardare uno alla volta. Primo elemento, la caverna. Che cosa rappresenta la caverna per Platone? La caverna rappresenta il nostro mondo nel quale noi siamo rinchiusi, nel quale il nostro corpo è schiavo e che non è il mondo reale. Gli schiavi che cosa rappresentano? Rappresentano gli uomini comuni che sono fortemente ancorati a questa terra, a questo mondo sensibile e non riescono a staccarsene. Le catene, da che cosa sono incatenati? Sono incatenati dall'ignoranza, sono gli uomini comuni, i non filosofi, quelli che non sono in grado di liberarsi dalle catene per poter andare nell'iperuranio, per capire qual è il mondo vero, cioè l'iperuranio, il mondo delle idee. Che cosa rappresenta il fuoco? Il fuoco rappresenta l'archè con il quale i primi filosofi avevano voluto spiegare tutto, le origini del mondo. E i portatori delle statuette non erano altro che i sofisti che volevano raccontare bugie e sciocchezze all'umanità. Le ombre che cosa sono? Le ombre sono l'immaginazione, le false credenze, cioè l'immagine sfocata degli oggetti del mondo sensibile, mentre invece le statuette rappresentano le cose sensibili che sono la brutta copia delle idee, di quelle vere che stanno nell'iperuranio.
Il mondo esterno. Che cosa rappresenta il mondo esterno? Rappresenta invece l'iperuranio, cioè il mondo vero, non quello finto, quella copia irreale nella quale noi viviamo. Che cosa rappresenta la natura, gli astri che sono riflessi nell'acqua e che per primi il filosofo riesce a vedere? Rappresentano le idee matematiche, perché Platone ci ha detto che le idee nell'iperuranio sono poste in maniera gerarchica, dove quelle più basse, quelle che sono più vicine al nostro mondo, sono le idee matematiche. Che cosa rappresenta il sole? Il sole rappresenta invece l'idea più alta di tutte, l'idea del bene, al di sopra della quale non c'è null'altro. E lo schiavo che non vorrebbe mai tornare nella caverna rappresenta quel filosofo che è talmente incantato da ciò che riesce a vedere attraverso la contemplazione che non vorrebbe mai più tornare nella vita comune, nella vita reale. Però lo schiavo poi decide di tornare nella caverna e questa è la funzione che Platone attribuisce alla filosofia, una funzione assolutamente politica e pedagogica che deve educare gli uomini a non ripetere quelle cose assurde che sono successe quando hanno mandato a morte il suo maestro, cioè Socrate. E alla fine l'uccisione dello schiavo. L'uccisione dello schiavo rappresenta invece ciò che maggiormente ha turbato e colpito Platone, cioè la condanna a morte di Socrate, del suo maestro. Quindi vedete che all'interno di questo mito viene riassunta tutta la teoria delle idee di Platone.